In Abruzzo il mercato delle moto è in caduta libera, con la crisi che si fa sentire tantissimo, e non soltanto per il calo delle vendite anche nella nostra regione, soprattutto nelle aziende produttrici. Una su tutte, la Honda, colosso nipponico che è uno storico stabilimento in Val di Sangro, dove si dovrà fare ricorso per l'ennesima volta ad un periodo di cassa integrazione. 26 saranno le giornate di CIG da effettuare nei prossimi mesi, da ottobre a dicembre, con aggancio alle ferie natalizie. E in questo periodo, entro la fine del 2012, verranno prodotte poco meno di 60.000 moto. Secondo l'accordo che è stato siglato tra l'azienda e i sindacati FIM, FIOM e UILM, fino alla fine di novembre un numero massimo di 100 dipendenti può decidere di lasciare l'azienda con incentivi che vanno dai 15 ai 40.000 euro. Oggi l'organico è di 618 unità, sarà quasi dimezzato visto che gli esuberi sono scesi da 303 a 263. Dal mondo metalmeccanico della zona arriva anche un'altra notizia, quella riguardante la polemica che si è innescata alla Sevelle per il licenziamento di un operaio e per altri probabili provvedimenti disciplinari adottati dalla direzione aziendale nei confronti di chi si sarebbe assentato dal lavoro per aver abusato dei permessi sindacali, ed ora sarà la magistratura a fare chiarezza.